avanziamo col nostro amicone gorillone, mentre intanto i mini scagnozzi di Cortex volano via. Però davvero no, gli attacchi triangolo ci mettono davvero tantissimo tempo a caricarsi, non valgono veramente la pena di essere sfruttati. Ma è esatto, tu non hai abilità di parata e l'abilità grossa è il grande pugno per terra. Ok, vabbè, ti sfrutteremo finché potremo. Secondo me arriveremo a un punto in cui non potremo passare di conseguenza. Ah, ecco, non si può neanche arrampicare il nostro amicone gorillone. Fantastico, vabbè. Allora, con calma. Ma che palle, io non voglio perderlo. Guarda, ma ti pare? Non ne vale minimamente la pena. Ecco qua. Io intanto proseguo nella mia direzione. Poi, ah, ecco. Ah, fantastico. Ok. Vabbè, sfruttiamolo finché riusciamo. Non so come avrei dovuto, a parte la parata, però non so come avrei dovuto fare in altri modi. Quindi diamola per scontata che questa fosse la soluzione. Per tutti i diavoli, mannaggia. Allora, sbrighiamoci prima che sti cosi crollino. Ma vai via, SpongeBob. Ecco qua. Io intanto... Pazzo! Pazzo stronzo! Io penso... A parte che qua c'è... C'è ancora il... Allora, aspetta. Ok. Ok, è un tempismo strano, eh. A meno che... Ecco, appunto. Non capisco... Allora, forse non bisogna farlo con lo scorpio gorilla sta parte, nel senso... puoi evitarlo facilmente con tutti gli altri personaggi, ma con lo scorpio gorilla no. E lì dobbiamo sparare, tra l'altro. Però, ascoltami... Piuttosto che lasciare giù la bestia forte adesso, vado avanti, mi prendo un colpo, magari troverò un frutto, mi curo. Anche perché poi è stupidissimo che non puoi... Cioè, capisco, ma è stupido. È stupido il fatto che non puoi switchare. O due piccoli o uno solo grande, per carità, ok. Però, tra l'altro lì, eccolo lì il nostro amico Riccio. Una volta che l'avremo ottenuto, in teoria, saremo a posto. Che cazzo vuoi? Sei il mio territorio. No, tu sei il mio. Cretino di merda. Sì, certo. Sì, come no. Il più potente dei titani. Li abbiamo Dai, che... Oh, ma non sembrano... Che questo era uno di quelli basilari nel vecchio gioco, dai. Stai buono. Allora, facciamo cambio. Ecco qua, a posto. Sì, col cazzo che... Ah, ecco come dovevi evitarlo. L'ho capito adesso. Tu fai la parata e se ti danno un colpo lo puoi controbattere. Oh, un super pugno, fantastico. Ecco qua. Oh, se adesso dovremmo lasciare il gorilla, d'accordo. Ma finché possiamo sfruttarlo... Riportiamo questo rino rotante al villaggio Wumpa. Certo. Ma dai. Ah, fantastico. Niente, mi spiace. Ma ci dobbiamo salutare, amico bello. Ecco qua. Ma scusami. Ah, ok, il triangolo è lo speed up. Ma io come ci arrivo lì, scusami? Ah, così, d'accordo.
Va bene, l'amico qui quindi può salire sulle pareti. Dobbiamo ricordarcelo. Da una parte ti dico, non è neanche male il fatto che sia sempre in formato palla, però non ci possiamo parare. Ok, allora, con L1... Ma dai, che stronzata. Allora, dicevo, con L1 fa un attacco rotolata continuato forte. Con la parata e l'attacco non fa niente. Con la parata e il triangolo si sposta di lato. D'accordo, vabbè. Forse un minimo di utilità in più rispetto all'originale gliel'hanno... Dai, come l'hai preso? Ma non è vero che mi aveva colpito mai. Ma che stronzata. Ecco qua, sì sì sì, venitemi addosso, bravi. Vi aspetto. Maledetti. Ecco qua. Che poi ogni tanto ti becchi di quei colpi veramente ingiusti e stupidi a volte. Per fortuna ci siamo ricaricati velocemente e senza nessun tipo di malus. Alla fine un 5 per è sempre buono. Sempre meno di un 10 per, però. D'accordo, c'è qualcun altro qui? Pezzo di merda. Vabbè. Ecco fatto. Che poi ste scatole puntute. Fermati immediatamente mentre sei su un rino rotante. Premi il tasto R1. Fermarti di colpo può salvarti. Ma va a cagare con una sporgenza. Ma va, va. L'unica cosa che avrebbe potuto salvarmi era evitare questo colpo. Che vaffanculo. È stato totalmente ingiusto. Potenziamento della forza, d'accordo. Dai, chi la... Scusami, me lo metti nell'angolo morto della mia vista? Io come faccio a sapere che c'è sta scatola di Geomag assassina? Ecco qua. Oh, fermo. Ok, calmo. Una cosa alla volta. Ma... Non capisco come... Come cacchio... Boh, ok, allora. Forse... Ah, ecco. Ok. È un po' stupido. Potenziamento della salute. Della salute. L'utilizzo del triangolo con questo, però l'ho capito. Tu non devi dargli direzione quando lo usi. Cioè, se tu stai andando dritto, lui carica dritto. Quindi, se tu usi l'analogico, di conseguenza lo destabilizzi. È una cagata, però vabbè. Funziona così, funziona così. Punto. Mi spiace per lo Scorpiorilla averlo dovuto abbandonare, però. Calmo. Piano che non vedo, ti devi spostare, meno. Grazie. Ecco qua. Allora, aspetta. Ok, no, non devo fare questo salto. Per un attimo ci ho pensato. No, mi sa che devo invece. Ok, però devo effettivamente saltare, d'accordo. Calmo. Che ha pure laggato, maledetto. Ok. Ta-da! Andata. Sì, quanta gente già è apparsa. Allora, calmi. Rifacciamo. Ecco qua. Via. Gli scagnozzi. È fantastico poterli schiacciucchiare così. L'unico malus è che quando fa sto attacco poi rimbalza anche all'indietro. Però penso che ce la possiamo cavare. I rino rotanti possono scagliarsi contro i nemici con effetti. Sì, devastanti. Però per eseguire questa mossa premi il tasto quadrato mentre sei su un rino rotante. Ma va, 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 va. Ti sta bene, cretino. Cretino di merda. T'ammazzo.
Ecco qua. Grazie. E via. Un rino rotante in grado di condurti in luoghi che altri nemici non possono raggiungere. Puoi inoltre attivare gli interruttori a perno e accelerare nelle curve strette. Davvero? Non ci avevo fatto caso che potevo fare tutte queste cose. Calmo. A quanto pare può anche volare se lo becchi nel modo giusto. Eccoci qua. Allora, tra l'altro c'era ancora una zona che abbiamo visto prima. Ah, siamo sopra dove l'abbiamo combattuto, tra l'altro. Dicevo, una zona dove eravamo prima con lo scorpiorilla, che non abbiamo fatto, perché sennò avrei dovuto abbandonarlo. Non so se possiamo andarci con lui o se è un'altra zona che visiteremo. Magari è una via di ritorno, magari ci arriviamo già adesso, per dire. Però ho sentito un rumore tipo Menz. Però magari me lo sono immaginato. Sapeva tanto di ragazzo pelato con gli occhiali, questo suono. Ecco qua. E via. Si parte. Dove siamo? Ah, dentro una grotta, d'accordo. Calmi. Va bene tutto, però le sfere, per quanto relativa la cosa, per quanto relativa, ci servono. Dunque, dove siamo? No, che fai, pazzo? Allora, calmi. Salviamo. E ok, allora abbiamo un per due che vorrei sfruttare, però prima, ecco qua, fammi prendere questi. Allora, perché questa mi sa tanto di zona da due giocatori? Guarda. Ecco qua. Per quanto sei stato bravissimo, ne abbiamo un altro. Io questa zona qui me la faccio da solo. Ok, è stata una stupidata. Credo sia il solito coso da dover fare per forza in due. Però te lo scordi. Io lo faccio a prescindere. Va a cagare. Mi dispiace aver perso stupidamente, tra l'altro, il bonus, però vabbè. Ecco qua. Vabbè, però. Vieni qui. Dai, dai, che cavolo. Sì, ti piacerebbe. Vieni qua che ti devasto. No, ho sbagliato. Tu rimani con me. E tu vieni con me in più. Queste scatole qua sono veramente impensabili, veramente. Fanno veramente più danno che altro. Vabbè. Aspetta un attimo. No, non posso andare di là, peccato. Oh no, scontro tra Beyblade. Percorso a tempo, no, ti prego. No, dai, un percorso a tempo, no, ti prego. No, tre chiavi, ma dove? Ma come? Zona enorme, dispersiva a merda. Ah. E io devo mettere pure a cercare le chiavi. Eccola qua una. Oh, 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 aspetta, aspetta, quello di ghiaccio. Quello di ghiaccio ci può aiutare. Ah no, vabbè, cagati. Pensavo che era quello di ghiaccio, niente. Pensavo fosse uno utile, scusami. Eccolo qua, aspetta. No, sono andato contro un oggetto. Però ecco qua.
Eccoci qua. Vieni con me. Dai. Non è che mi servi, però, sai. Presa. Ok, mi manca un'ultima salita. Fermo. Allora, fermi. Presa. E via. Andiamo a cercare l'ultima chiave. Dove potrebbe essere? Allora, è sicuramente in un punto alto. Il punto è... Ah, ecco, aspetta, potrebbe essere qua. Fatto. Andata. È stato molto più semplice di quanto non sembrasse, fortunatamente. Salviamo, che non si sa mai. E via. Andiamocene da questo deserto. No, siamo ancora qui, sfortunatamente. Vabbè. Spero ancora per poco. Oh no, si prosegue di qua. Allora, calmino. Ah, guarda se non lo sapevo. Guarda se lo sapevo che in realtà si poteva. Ho visto che non girava, ho detto però lo sapevo, guarda. Facciamo cambio, esatto. Tac, e via. Proseguiamo. Non sarà molto, però. Ah, ma tu non puoi andare. Ah, va a cagare, dai. Allora, aspetta. Vediamo dove andiamo arrivando da qua. Ah, risaliamo. E scusami. Cosa... come ci arrivo da ste parti io? Cioè, come... come le colpisco? Non così. Vabbè, proseguiamo allora a questo punto. Al massimo ci torneremo. Di sicuro, ci torneremo. Ehi? Ok. Allora, con lui non si scala. Con lui possiamo scendere, ma sai che a questo punto... Via. Proseguiamo. E andiamocene. Ma... cosa sei tu? Trova il villaggio dei rino rotanti. Vabbè, certo. Come ci arrivo là sopra che c'è una bambola? Va bene, adesso vi aiuto.